Perché si sentivano forti? Perché avevano le armi. Appartenevano a qualche famiglia criminale del posto? Ma guarda, sinceramente evito di parlare di questo, però... Io ho fatto il parcheggiatore abusivo per un periodo abbastanza lungo. E in poche parole, all'inizio andava tutto bene perché un giorno stavo fermo in piazza e questi mi chiedono dove potevano parcheggiare. Ho visto la situazione che fruttava e mi sono buttato. E ho lavorato per un periodo di tempo molto lungo come parcheggiatore, pure avendo un lavoro, nella zona di Via Duomo. E in poche parole, dopo un po' si è sparsa la voce che lavoravo e tutto il resto, e ho attirato l'ira funesta di queste bande criminali che mi sono poi venute a chiedere i soldi. Il sistema va così, loro chiedono i soldi a tutto, a tutti e a tutto, qualsiasi cosa dove c'è puzza di denaro loro mettono le mani, questo è il sistema. Anche quanto ti chiedevano? A me inizialmente mi chiedevano tipo 200 euro a settimana. Io gli ho detto assolutamente non esiste proprio, perché non mi guadagno questi soldi, ma anche se li guadagnavano glielo dicevo a loro e non glieli davo a loro. Abbiamo fatto praticamente un po' di casino perché io non volevo pagare. Dopo un po' siamo rimasti con 50 euro a settimana. Nel frattempo mi hanno minacciato, loro dicevano veniamo, ti facciamo perdere il parcheggio, ce lo prendiamo noi, mettiamo una persona. Facevano mille modi per cercare di indurti a pagare praticamente. E niente, in poche parole io comunque ho dovuto cedere. Inizialmente, poi questi ragazzi erano ragazzini, 17, 18, 19, perché si sentivano forti? Perché avevano le armi, avevano il potere, contrastavano tutti, anche persone più grandi di loro. Appartenevano a qualche famiglia criminale del posto? Ma guarda, sinceramente evito di parlare di questo, però, perché non voglio fare i nomi di nessuno, perché stiamo solo parlando del tema. E la verità è che loro attualmente in questa situazione di degrado, loro ci sguazzano, ci guadagnano i soldi perché vanno anche sul fatto delle estorsioni. Dappertutto, dappertutto, non c'è un posto dove non c'è un clan che ha le mani sopra. Parliamoci chiaro, cioè guardiamoci in faccia, guardiamo la realtà. Ci sono i parcheggi grandi, fuori agli ospedali, fuori ai supermercati, loro mettono le mani dove ci stanno i soldi, dove la gente pure i 50 centesimi, un euro, a fine giornata, comunque si portano i soldi, perché se vengono 10 persone, 20 persone, 100 persone, a 50 centesimi, un euro, ti fa la somma. Io adesso lavoro, io adesso faccio un lavoro di messa in opera di pietra, faccio il fasatore di cubetti, lastre, i vestitori di muri, di lastre, cioè questa cosa è qua. Sempre a Napoli? No, a Napoli, no. A Napoli. Ho lavorato pure a Napoli, sì. Questo è il mio mestiere, però, ti ripeto, per un periodo di tempo ho fatto il parcheggiatore e mi sono trovato abbastanza male, anzi molto male, perché alla fine i soldi che guadagnavo non erano soldi sudati, li guadagnavo facilmente e li spendevo. Io ai parcheggiatori che operano oggigiorno gli vorrei dire di insegnare ai figli non il lavoro del parcheggiatore, ma un lavoro, farli andare a scuola con quei soldi maledetti che loro guadagnano. Il coraggio è di quelli là che vanno al lavoro, si alzano la mattina, vanno al lavoro, si guadagnano i soldi, portano i soldi a casa e insegnano ai loro figli i veri valori della vita. Questo è il coraggio, non il coraggio che usano queste persone. Questo non è coraggio.